Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati sul canale. Allora, oggi finiamo il discorso sul metodo Cornell. Abbiamo visto nel primo video come funziona il metodo Cornell. Nel secondo video abbiamo visto gli errori più comuni in cui ci si imbatte quando si comincia a prendere appunti con questo metodo. E adesso nel terzo video vedremo un esempio pratico fatto in maniera accademica e in maniera corretta. Pronti? Via! Ed eccoci arrivati, andiamo subito all'esempio pratico. Vedi che in alto trovi la data e l'argomento. Ho deciso di utilizzare Word per farti vedere che facilmente si può ricreare la tabella del metodo Cornell. Allora, guarda la prima cosa che balza all'occhio. Sulla parte sinistra, quindi laddove inseriamo, dopo aver preso gli appunti, le parole chiave, vedi che queste sono proprio parole chiave. Direi addirittura parole riassuntive, cioè che mi parlano di che qual è l'argomento che trovo dentro questo piccolo paragrafetto, quindi lo riassumono. Data di nascita, data di morte e luogo. Vedi che una parte di queste parole sono evidenziate. L'evidenziazione non è necessaria, però potrebbe tornarti utile per far appunto emergere delle parole che di quel paragrafo possono altrimenti sfuggirti, quindi dei concetti che possono altrimenti sfuggirti. Ad esempio, guarda, i viaggi in Italia. Quello che io ho evidenziato sono i 3 viaggi in Italia, perché così mi ricordo effettivamente di quanti viaggi sono. Magari potresti evidenziare anche la data per ricordarti in quale periodo storico della vita di Mozart questi viaggi sono avvenuti. Nota però che non è che ci sono moltissime parole evidenziate. Questo perché l'evidenziazione serve appunto a mettere in risalto, cioè a dare una sorta di allarme al tuo cervello e a dirgli: guarda che questa cosa è importante. Se noi evidenziamo tutto, il nostro cervello non saprà più effettivamente qual è la cosa importante da ricordare e non potendo ricordare tutto, non ricorderà niente. Allora, andiamo avanti e in questo caso vedi che io nella parte sinistra ho inserito il periodo storico. Questo perché? Perché personalmente faccio un po' fatica a ricordare le date, per cui quando posso cerco di metterle in evidenza. E poi perché è molto importante quando si tratta di musicisti ricordare le date e i periodi storici in cui le opere sono state scritte. I musicisti, gli artisti sono persone come tutti in continua evoluzione e spesso la loro musica, la loro opera, è frutto della propria maturazione di vita. Per cui di certo le nozze di Figaro non saranno come un'opera matura che troverai negli anni, diciamo, successivi. 1787 muore il padre. Questa è un'informazione importantissima perché Mozart aveva un ottimo rapporto, il padre era il suo mentore, quindi il fatto che lui muoia è un evento fondamentale nella vita di Mozart. E avanti in questa maniera. Vedi che anche in questo caso data e opera. Cosa succede a questo punto? A questo punto puoi continuare tu. In realtà in questo schema non trovi tutte le informazioni su Mozart, ci sono sicuramente tante informazioni che io appositamente non ho inserito. Perché? Perché ti lascio qui la mia mail. Se qualora tu avessi voglia di proseguire questo lavoro e di prendere la vita di Mozart come esempio pratico per poterti esercitare, sarò molto felice di poter correggere eventualmente il tuo lavoro. Mandamelo per email o scrivimi su Facebook e posso inviarti sia questo schema, che purtroppo non posso legarti sotto nei commenti, e sia correggere quello che mi invierai. A questo punto ti ringrazio per aver seguito il video fino a qua e ti auguro buona giornata. Ciao!